Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video andremo ad unboxare una Insta360 One R Twin Edition e andremo a vedere se questa camera può essere alla pari di GoPro o addirittura a un livello superiore. Detto ciò, oggi in programma c'è di andare sia in moto che in bici. Vediamo se riusciamo ad azzeccare tutto. Ma prima di tutto incominciamo con l'unboxing di questa camera e ci vediamo subito dopo la sigla. Ok, allora andiamo ad unboxare la Insta360. Che non si apre. Dir la verità, io avevo già unboxato tutto. Allora, all'interno della scatola troviamo la Insta360, il cervello pensante della camera, dove c'è anche lo schermo, il sensore classico grandangolare, li andiamo a connettere assieme. Abbiamo la batteria. La figata totale di questa camera, ragazzi, è che possiamo avere una classicissima action cam. Sganciando la batteria e il cervello della macchina, possiamo avere una camera 360, quindi ragazzi voi la mettete qua e riprende tutto, davanti, dietro, sopra, sotto, destra, sinistra, tutto quanto. E devo dire che per quello che facciamo noi tra bici e moto può essere veramente una grandissima figata, perché possiamo creare dei video, fare degli shot pazzeschi da postare sui social, da tenere da parte, da mettere su YouTube, insomma super versatile. Importantissimo, la camera 360 ha una copertura di gomma perché il sensore 360 mi hanno detto che è molto delicato, quindi teniamolo da conto. Cos'altro mi ha mandato? Oltre a questo paccozzo estremo dove abbiamo tantissimi attacchi classici, il selfie stick in alluminio, tanta roba, ma soprattutto ragazzi l'unicorn mount, che è una cosa allucinante che andremo a testare dopo. In alluminio, bello leggero, in modo tale che se abbiamo la camera a sbalzo non ci darà fastidio con il suo peso, che ha questi attacchi super giganti col biadesivo che fanno tanta presa sul casco, e ha una chiavettina addirittura per poterlo stringere veramente tanto. Ma vi dirò ragazzi, se volete un video super tecnico andatevi a vedere il video di qualcun altro. Se volete un video dove la testiamo fino in fondo, questo è il canale giusto. Quindi la mettiamo sotto carica e andiamo a testare subito il sensore del grandangolare. Oggi la pista dovrebbe essere un po' meglio, ma comunque un pochino scavata, un po' di canali ci saranno. Vediamo com'è. Tanto vediamo anche come vengono le riprese con questa camera. Mamma mia quanta gente ragazzi. Quanta gente c'è? Ci controlla l'ha detto, eh. Oh che bella ragazzi, ieri siamo venuti qua ed era tutto mega concio. Oggi è bello. Tutto bello tirato a liscio. Come al solito ci sono i cattivoni che ci tagliano la strada, ma noi ce ne sbattiamo le balle e facciamo il nostro giro. Vai bimbo, gasalo! Mia. Sì, ma a casa un po' meno, mica. Ma ti ha dato una trifolata in faccia. Aiuto. Mamma mia, che figata però oggi la pista, ragazzi. Oh mio Dio. Ragazzi, stiamo iniziando a girare bene oggi. Oh mio Dio! Mi allento un attimo il ritmo perché c'è questo canale bastardo qua e non so mai come prenderlo. Ogni volta lo prendo anche diverso sto canale dell'oste. Oh
dovrei riuscire a entrare dentro cattivo. Devo cercare di stare meno seduto possibile. Io mani rotte, per fortuna domani andiamo a girare in bici, quindi un po' di relax, proviamo il sensore 360 che dovrebbe essere figo facendo i trick e nulla. Ok, moto lavata e siamo pronti per andare a girare in bici. Abbiamo montato sul nostro casco questo unicornone in modo tale che possiamo attaccare la Insta 360 in questo modo. Specialmente la Insta 360 dovrà stare perfettamente parallela all'unicorn mount in modo tale che via software riesca a cancellare proprio la presenza dell'asticella, quindi noi non la vedremo effettivamente. Sembrerà proprio come se un drone ci stesse girando attorno, diciamo. Tra l'altro non so se vi siete accorti dall'audio in moto, ma avevamo un microfono esterno, cosa super figa che si può fare con Insta 360. Con questo piccolo adattatorino qui possiamo attaccare un jack alla videocamera, passare dentro un microfono nel casco, attaccarci qui e parlare. Detto ciò, io direi che possiamo entrare qui dentro. Ok, dai, adesso facciamo un giro in pump track, proprio un giro solo veloce, giusto per capire il feeling, e poi si va sul baggy subito a sendare i trick, così metteremo alla prova quanto sia sbatte effettivamente o no girare con questo bel mount con la Insta 360. È strano solo perché alla fin fine vedi perché vedi molto vicino l'asticella alla faccia, però in realtà non è proprio così sbattissimo. Allora, vi svelerò un segreto, il trick è tutto qui, basta cancellare questo pezzo di immagine dalla tua vista e pensare che non esista niente e concentrarti sul riding. Però è veramente figa, ragazzi, c'è un po' di sballonzolamento, ma se avete un casco bello stretto come questo la Insta sta bella ferma, tanta roba. Adesso sono abituato alla videocamera sulla testa, che quando vloggo guardo in giro, invece posso guardare in camera perché la camera mi vede. Ciao ragazzi, raga, likeino, iscrizione, il 60% della gente che guarda i video non è iscritta. Abbiamo una media di 50-60 mila view con oltre 27 mila iscritti, non è paritetica la cosa, capito? Accedete con YouTube e iscrivete e via. Dai, facciamo anche una techy line e poi andiamo sul baggy. Bene, è il momento di provare l'unicornone. Cosa ne dici, Fede? Ti piace l'unicorno mount? È carino, è carino, è carino. Stai attento perché io ti vedo in qualsiasi punto. Cosa faccio? Fa un 3-6. No, ma perché lo prendi dentro? Vabbè, 3-6 ci sta, dai. Finché stai bello piatto non ti dà neanche tanto fastidio, dai. Che cazzo c'è davanti, aiuto! No, è vero, è la videocamera. Ok, dai, proviamo. Un 3 whip. Dio, tu devi stare attento a fare qualche movimento strano perché io vi vedo. Cos'hai fatto? Lo rivedo stasera, eh. Faccio un flip, dai, un flip. In aria, tu ti guardi la Insta 360, non guardi il landing. Cioè, sei lì, guardi e dici, oh che bella. Ok, la mandiamo, provo un flip bar. Sono timoroso di questa cosa. Però, se tanto ci ho fatto flip tuck, direi che flip bar si possa fare. Cioè, io le tengo più lunghe le braccia quando faccio flip bar. Cioè, faccio boom. Vai uomo! Era super aperto, ho tirato troppo flip. Ok ragazzi, step upiamo il gioco e proviamo a fare un cash roll. Ho abbastanza paura, ragazzi. Beh dai, sbatta ma non esagerata. Ok ragazzi, è estremamente caloroso girare con questo casco integrale. Non so come faccia Alboreto. Alboreto, come cacchio fai a girare con l'integrale? Cash roll bar spin, ci proviamo e vediamo quante manate riusciamo a dare. Quasi, attenzione, Ivo Pino c'è. Ho quasi fatto cash roll bar spin, ripreso in una maniera huge. Vediamo se riusciamo a fare flip bar bar. Ho paura questa cosa. Ma no, dovevo farne due. Missione fallita, abortire, stacca. Dai, giù, te lo regalo. Boom, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 7 cork com'era? Questa è sbatta con il mount, mi sa. Devo arrivare, flippare, boom e tirare. Minchia, o la spa o la vacca. Dai, che dico. Down. Preciso.
Ok ragazzi, ho rivisto tutti i filmati fatti con la Insta360 in 360 e devo dire che questa piccola bestiola si è comportata davvero bene. Come dicevo prima, la parte fighissima in moto è che ho potuto mettere un microfono interno in modo tale da non avere tutto il casino delle altre moto che mi ronzavano intorno. Ma cosa super figa è il 360, ragazzi. A un prezzo paritetico di una GoPro, ragazzi, vi portate a casa due telecamere. Cioè, sensore grandangolare classico e sensore 360. Una figata pazzesca il fatto poi che sia modulare. Cosa ancora più figa, ragazzi, è che con l'applicazione da telefono potete modificare veramente tutto. Potete gestire i video in 360 con una comodità e una velocità assurda, soprattutto per chi vuole fare i post per Instagram come l'ho fatto anch'io. Ah, soprattutto se non mi seguite su Instagram. Detto ciò, di questa videocamera vi lascio il link in descrizione. Fatemi sapere se anche voi avete questa videocamera o che cosa usate. Spero il video vi sia piaciuto, ho cercato di renderlo il più dinamico possibile passando da moto a bici. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ragazzi. Stiamo arrivando a 30.000 iscritti, manca veramente poco. È tutto grazie a voi. Se volete supportarmi, iscrivetevi. Quindi noi, come al solito, ci salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovissimo e fantastico video.